Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo ufficialmente entrati nel mese di marzo e quindi parliamo di alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Io ne ho selezionato alcuni perché, come al solito, sono tantissimi, me li sono scritti qui e partiamo subito con il primo libro che si intitola Le poche cose certe di Valentina Farinaccio, edito da Mondadori. È la storia di Arturo, un quarantenne che ha mille paure. È bloccato nella sua vita mentre intorno a lui le cose scorrono. Non prende il tram da tantissimi anni, poi un giorno decide invece di salire su questo tram e mentre il paesaggio scorre e i suoi pensieri nella testa ritornano al passato e vanno anche alle sue paure attuali, lui si sta dirigendo verso un luogo che è misterioso, ma è uno di quei luoghi che potrebbe essere per lui un'opportunità per cambiare vita, per fare delle esperienze nuove e per cominciare finalmente a vivere quella vita che fino a quel momento non è riuscito assolutamente a vivere. Quindi, insomma, è un libro sicuramente incentrato molto sulle riflessioni, sulle paure umane, sulla paura del futuro. Ed è un libro che io non so se personalmente leggerò già in questo mese, però mi potrebbe comunque attirare l'argomento. Il prossimo libro è Fai piano quando torni di Silvia Truzzi, edito da Longanesi. È la storia di un'amicizia che nasce in una stanza di ospedale, un'amicizia tra due donne completamente diverse, intanto perché appartengono a due generazioni diverse e poi perché hanno delle vite completamente diverse. Infatti all'inizio hanno degli scontri, non vanno d'accordo, non c'è feeling, ma poi piano piano cominciano a conoscersi, imparano a volersi bene e tra loro nascerà un legame veramente molto molto importante che le porterà a cambiare degli aspetti della loro vita. Quindi anche questo è un libro sull'amicizia. Come anche il mese scorso ci sono di nuovo dei libri sull'amicizia, anche se io ho selezionato soltanto questo e ho deciso di dare un pochino più di spazio questa volta ai gialli e ai thriller, che sono anche quelli sinceramente che mi attirano di più. Il prossimo libro si intitola La ragazza che hai sposato di Bark, spero si pronunci così, edito da PM. Questa è la storia di una coppia, Angela e Jason, che molti anni prima si sono conosciuti. Lei non si fidava tanto di lui perché le dava l'impressione di essere un uomo da una notte via. Invece poi si ritrova sposata con lui e con un figlio da crescere. Sono felici, ma poi accade qualcosa che sconvolge le loro vite. Lui, professore universitario, viene accusato da una sua allieva di molestie sessuali e pochi giorni dopo un'altra donna lo accusa di cose simili. Quindi lui ovviamente deve cominciare a difendersi, contatta degli avvocati che provano comunque a mettere su un piano di difesa e la moglie che è combattuta tra il credere che ci sia qualcosa di vero, perché c'è comunque qualcosa che non la convince, e il fatto di voler invece difendere a tutti i costi suo marito e la sua famiglia. Però anche lei ha un grande segreto, uno di quei segreti che al marito non si dovrebbero nascondere, ma che in quel momento non deve assolutamente venire fuori. E questo è uno di quei libri che mi attirano molto, perché comunque c'è un mistero, c'è un segreto che deve emergere, quindi insomma sono quelle storie che di solito mi fanno voltare le pagine abbastanza velocemente. Ma andiamo avanti. Il prossimo libro è La scatola dei bottoni di Gwendy di Stephen King. Questo è un libro che leggendo la trama mi attira tantissimo, anche se Stephen King quando l'ho letto poi non mi aveva entusiasmato, però la trama è Gwendy, una ragazza di 12 anni, sovrappeso, e per questo è presa in giro dal bullo della scuola e da quasi tutti i suoi compagni di classe. Lei allora, per farli tacere, decide che l'unico modo è dimagrire. Quindi tutti i giorni si fa una bella rincorsa sul promontorio del suo paese che per via di un avvenimento accaduto anni prima è chiamato la Scala del Suicidio. Lei va su questo promontorio di corsa e poi un giorno incontra un uomo misterioso vestito di nero dall'aria gentile,
le regala una scatola piena di bottoni, ma non sono bottoni qualsiasi, sono bottoni colorati che hanno il potere di far accadere qualcosa quando vengono premuti e sarà Wendy a poter decidere se questo qualcosa sarà nel bene o nel male. Questo è un libro che mi attira perché se leggo la trama effettivamente mi attira. Però devo dire che Stephen King a me non ha mai coinvolta così tanto, però potrei dargli un'altra possibilità e vedere se questa volta magari rispecchia un pochino di più i miei gusti. Se lo leggerò, ovviamente poi vi farò sapere. Il prossimo libro è Mio caro serial killer di Alicia Bartlett, edito da Sallerio. Questo è un libro della serie Le indagini di Petra Delicado. È un giallo, una storia nera di follia, di solitudine nella Spagna di oggi. Ed è comunque un libro di questa serie, di queste indagini di Petra Delicado. Quindi è proprio un giallo, un classico giallo. Il prossimo libro sembra essere proprio un bel thriller avvincente. Si intitola L'illusione della verità di Wendy Walker, edito da Nord. Sono due sorelle che una sera scompaiono, cominciano ad indagare, le indagini non portano a nulla, poi 3 anni dopo una delle due ricompare, racconta di un rapimento, non si sa dove sia finita l'altra sorella, cominciano di nuovo le indagini, ma qualcosa non torna nel suo racconto e i collegamenti fra le varie cose che dovrebbero essere accadute sembrano non reggere. Quindi le indagini cominciano a spostarsi un po' di più sulla famiglia di questa ragazza che sembra non essere così perfetta come vuole far credere. Questo sicuramente è un thriller che dalla trama promette bene e sicuramente mi potrebbe piacere. L'ultimo libro è un altro thriller che si intitola Osservatore Oscuro di Barbara Beraldi, edito da Giunti. Alla Certosa di Bologna viene ritrovato un cadavere senza documenti. L'unico indizio è la bocca cucita e un tatuaggio eseguito dopo la sua morte con la scritta Aurora. Ci sono dei profiler che svolgono le indagini e sembra che queste indagini li portino a cambiare qualcosa nella loro vita, quindi in qualche modo indagini che li vanno a coinvolgere personalmente, anche il legame che c'è proprio tra di loro in qualche modo cambia. Questo è un altro di quei libri che sicuramente mi potrebbe interessare e ispirare. Poi vi farò sapere ovviamente se leggerò qualcuno di questi libri. Fatemi sapere anche voi nei commenti se avete intenzione di leggere qualcuno di questi libri o se avete intenzione di leggerne altri che magari io non ho citato. Quindi scrivetemelo nei commenti che io sono sempre curiosa di sapere quali sono le vostre letture. Io per adesso mi fermo, vi do appuntamento alla prossima, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.